big match della penultima giornata della fase a gironi della ottava edizione del Crone presenta di fronte ci sono gli All Blacks in nero e i Blues chiaramente in azzurro, magari è meglio toglierlo il giubbino, dicono. Momento di pausa, che ovviamente bisogna addobbarsi per bene. Diamo un po' il fratello, facciamo un po' di scemanfugo, capita a Gallo, che dobbiamo aspettare un po' di tempo. Allora, Una fatica. vai capace che stavolta va un po' meglio. Speriamo, se è così, Speriamo. è venuto in volta. E mai che caso lungo No, sei? Che mio nessuno ha visto lavoro. pre-match. Ah, allora Se è assolutamente, così, va venuto manteniamo in la volta. tradizione. Se L'arbitro si è attendiamo. sistemato apparentemente. Si attende il fischio che arriva adesso, Sibillo, che insieme a Pestorino, Adamo e Gallo e De Falco tre pali completa il quintetto titolare senza uomini in panchina, mentre per quanto riguarda gli uomini in nero si schierano con Burlato, Fedele, Capitan Balbo, Loina e tre pali c'è qualcuno che non conosco che mi farò presto dire come si chiama, magari da chi siede in panchina che ti chiama Mario Cristiano sei Sì, tu. Il esatto. portiere come si chiama Cristiano? Vincenzo, Cognome non lo non lo conosci. conosco. Portiere, come ti chiami? Il cognome qual è? Sepe, che, quindi Sepe tre pali che ora gestisce con i piedi e passa il pallone a Burlato in panchina. Avete ascoltato la voce di Mario Cristiano. Balbo, il tiro, il palo! E poi Pestorino controlla che il pallone non esce. Buono il dribbling sul piccolo pressing di Fedele. Avanza Pestorino il destro, deviazione, calcio d'angolo per la squadra. Ah, scusate, no, perdonate. Pensavo fosse calcio d'angolo, abbiate pazienza. Loina. Quindi Valbo. Credevo fosse calcio d'angolo. Non dire baggianate, Michele. Abbiate bontà. De Falco. Pallone per Adamo. Che avanza. Buona la avanzata del centrale dei Blues. Poi il tocco di Valvo consente la rimessa in gioco a favore dei Blues che battono con Gallo all'indietro per Adamo. Lo controlla a vista Burlato, poi prova ad affondare il tackle. Ancora Adamo in possesso palla, si allunga troppo il pallone e poi Gallo fa 1-0 per i Blues. Azione eccezionale di Adamo che semina il panico nella difesa in nero e fa 1-0. Adeguatamente ripresa anche. Puoi immortalare Cristiano che sta facendo stretching. No, lascialo stare. Pestorino fa valere il fisico su Fedele che di certo non è una piuma. Poi ancora Pestorino su Valvo, ancora avanza Pestorino. Poi c'è il fallo. Sì, no, non è fallo. Rimessa laterale, ok. Ti Un po' vedo. distratto sulle decisioni arbitrali. Pallone troppo veloce per Fedele, quindi non può prendere il pallone. Ed è rimessa laterale, perfetto. Il taglio di Sibillo! Rimessa dal fondo. Sepe, pallone ha burlato. In avanti, perfetto l'anticipo di Adamo, Burlato lo controlla ancora, Adamo avanza, Sibillo il passaggio, ancora Sibillo non tocca, ultimo tocco a favore dei Blues, calcio d'angolo. Sibillo lascia l'incarico della battuta a Gallo, il cross in mezzo, Adamo il piattone governato bene da Burlato e Balbo che poi provano a passare a Fedele, anticipato ancora una volta da Pestorino, passaggio a Gallo, passaggio in mezzo che però finisce direttamente in rimessa dal fondo per il portiere Sepe. E con le mani passa a Valvo. Ancora Valvo in avanti, bravissimo Pestorino, ma Burlato non ci sta. Gli va in pressing e poi De Falco, il rinvio lunghissimo. Valvo non ci arriva e poi il doppio tocco di calcio d'angolo, dice l'arbitro. Sibillo, bravissimo Burlato.
poi pallone che finisce in fallo laterale. Michele, so che la partita è cominciata da poco, ma mi sentirei di fare i complimenti alle squadre perché stanno venendo belle foto, quindi belle azioni. Perfetto, benissimo. Dalle foto si evince dalle che è una bella partita. Dalle foto si belle azioni. Ok. Pestorino, Loina in pressing. Passaggio all'indietro. Quindi ad Adamo. Pallone mezzo, bravissimo Valvo in anticipo, poi il tocco di Fedele, che però c'è il cambio a favore degli All Blacks, esce Capitan Valvo ed entra Cristiano Pestorino, bravissimo Burlato a fermare l'attacco del centrale e ad evitare anche che Cristiano si sovrapponesse. Poi Fedele si gira bene, il sinistro al lato di un soffio. Peccato, il sinistro bello di Fedele, no, si era girato benissimo. Sibillo avanza sulla fascia laterale, poi si accentra, bravissimo Burlato che di tacco allontana il pallone dalla propria metà campo. Quindi Pestorino, il controllo di Burlato, poi prova a passare a Fedele che in qualche modo si contrasta con Sibillo, pallone che finisce a Pestorino, quindi Sibillo, Burlato tocca il pallone che finisce a Fedele, uno contro due, bravo Fedele ad evitare Gallo, c'è Cristiano largo, Burlato si sovrappone, Fedele prova il destro che finisce alto, De Falco, passaggio quindi ad Adamo, il destro di Adamo alle stelle che finisce alto. C'è calcio d'angolo, dice l'arbitro. Gallo alla bandierina, Sibillo. Tocco non felice, quindi Burlato avanza, si accentra, Burlato il sinistro, pallone per Fedele. Il tacco per Cristiano che evita Pestorino, il destro, bravo De Falco a deviare in fallo laterale. Controllo di Burlato sul pressing di Adamo e poi pallone che finisce tra le braccia di De Falco. Quindi Gallo. Rimessa dal fondo. Sepe con le mani per Loina. Burlato. Fedele, il tiro di destro alto, c'era Burlato abbastanza libero. Peccato per questi tiri. No, anche perché andando fuori di poco. No, anche perché poi nel caso di specie Burlato era abbastanza libero e anche in posizione favorevole per poter tirare meglio senza marcature. Burlato cambia campo e poi una deviazione di Pestorino consente una miglior parata a De Falco. Il tiro di Burlato sembrava finire fuori. Sibillo, bravo Loina a deviare in fallo laterale. Quindi Pestorino evita Burlato. Ancora Pestorino, pallone a Gallo. Bravo Cristiano qui a evitare la rimessa laterale, ma il portiere può far poco qui. Non riesce ad evitare l'angolo. Quindi Gallo alla battuta, Burlato. Sepe. Avanza Sepe, il sinistro per Fedele, che non riesce a controllare bene, ma è bravo Sepe comunque a fare un buon passaggio. De Falco poi sbaglia questo controllo, Fedele alla battuta, c'è il solo Loina in area, Cristiano si avvicina, ci sono i secondi che scorrono, Fedele, il tiro di Loina, 1-1, pareggio degli All Blacks
che possono operare il secondo cambio perché siamo al decimo minuto, si attende però. Entra Valvo ed esce Burlato. Gallo all'indietro, Pestorino scatta in avanti Sibillo, pallone per lui, esce Sepe a controllare l'uscita del pallone per la rimessa dal fondo degli All Blacks. Sepe, rinvio lungo, Fedele non aggancia, De Falco, pallone che finisce direttamente in rimessa laterale. Loina pronto alla battuta. Pallone in avanti, Adamo anticipa Fedele e col tacco serve De Falco. Gallo, Sepe con efficacia ma un po' pericoloso devia di piede in calcio d'angolo, quindi Gallo il passaggio corto a cercare Sibillo fuori alla serie di finte. Sibillo il destro, 2-1 dei Blues. Ancora vantaggio della squadra di Gallo e trovano il raddoppio, il tiro da fuori di Sibillo che onestamente non va lasciato mai da solo. Si attende il fischio dell'arbitro per la ripresa del match che inizia adesso. Il passaggio di Fedele a Loina, di nuovo Fedele per un attimo anticipato da Adamo, ancora Fedele, mezzo a due, passaggio a Valvo, quindi Loina, scatta in avanti Cristiano, buono il passaggio di Loina per Valvo, il destro De Falco in due tempi per Cristiano, Pestorino, bravissimo De Falco qui, Pestorino fa diciamo sponda su Fedele, poi il pallone finisce in fallo laterale che è praticamente un calcio d'angolo. Sepe, quindi Loina è larghissimo Valvo, Loina il destro da fuori, Fedele! 2-2! Bravissimo Loina! Che non si sa se è un tiro, andiamo a parlare un attimo con Burlato di questa cosa, perché una cosa che va chiarita, ma quello di Loina era un tiro? No, è uno schema trovato in allenamento. Ah, allora mi ragazzi. Due volte, stavolta, mi viene a fare apposta durante la partita e ci è venuto. Neanche a fare, quindi lo schema non era... Non riusciva mai. Ecco, in partita stranamente sì. Le cose belle capitano sempre quando meno te l'aspetti. Quando si dice culo. 2-2 tra All Blacks e Blues, Pestorino passaggio a Sibillo, poi pallone che finisce proprio a Sibillo, attenzione. Azione maschia da parte di entrambe le squadre, l'arbitro ha fatto bene a lasciar continuare perché Blacks che contrastavano, Blues che erano in vantaggio, era fisiologico lasciar continuare. Adamo su tutti i palloni diretti a Fedele, stavolta lo devia in fallo laterale, bravo Fedele ora ad evitare Adamo, poi cicca il tiro o il passaggio, quel che sia, pallone che finisce sul fondo per un pigro De Falco che ora passa a Pestorino, deviazione di Cristiano che poi aveva, era andata a finire dalle parti di Gallo, dall'altro lato rimessa laterale battuta da Adamo, pallone che finisce direttamente in fallo laterale, in velocità Sepe per Cristiano, quindi Loina in avanti, velo di Valvo, pallone che finisce in fallo laterale. Tanto sta piovendo, eh? Come sta piovendo? Sta piovigginando, scusami. No, tu fallo me le dici Cristiano? Queste cose? Sentivo degli schizzetti. Pestorino. Gallo fa movimento su Loina. Poi Pestorino passa il pallone a De Falco. Quindi Pestorino. In avanti non riesce Sibillo, pallone che finisce a lato. Valvo. Cristiano. Bravo Pestorino che mantiene il pallone di fisico, Valvo non ci sta. C'è il fallo laterale a favore dei Blacks. Quindi Loina, bravo Pestorino, attenzione al contropiede, Pestorino, c'è Sibillo libero, il destro, bravissimo Sepe,
che devia in fallo laterale. Il tiro a botta sicura di Sibillo. Pestorino, bravo Loina ad allontanare. Adamo, ottimo, poi. Cesar Prate. Ci prova. Ma il pallone finisce un po' alto sopra la traversa. Quindi Sepe per Valvo. Avanza tagliando il campo. Fedele prova a girarsi. Il sinistro Cristiano non ci arriva. Ma che bella azione di Fedele. De Falco. Quindi Gallo, Pestorino si gira e passa il pallone ad Adamo. Lo scatto in avanti di Gallo, poi Adamo calcia troppo in avanti il pallone. Siamo al 16. Io porto 16, però devi comunque chiedere all'arbitro. Valvo, il destro, parata di De Falco. E poi Pestorino, Valvo ancora, De Falco. Ma l'arbitro. Gallo, 2 su Fedele, attenzione. Attenzione, che poi te ne ha capato. Riprende il match con questo calcio di punizione a favore dei Blues. Dopo una capata. Tanto Pestorino che si avvicina, Pestorino abbastanza stanco, come plausibile che sia. Adamo, il destro, bravo Valvo, che allontana in fallo laterale. Quindi Adamo, pallone a Pestorino, Adamo. Passaggio sbagliato, Loina, il destro, parata e poi palo. Valvo, ultimo uomo, si avvicina Adamo in pressing, Valvo all'indietro per Sepe, di prima per Loina, ancora per Sepe, di prima per Valvo, pallone in fallo laterale, pressing a tutto campo di Adamo. Quindi Gallo, perfetto il passaggio per Adamo, bravissimo Sepe in uscita, calcio d'angolo. Loina allontana. Poi Sibillo. Pronto. Scusate, riprendo io la ripresa. Scusate, anche il gioco di parole. Cambio. Ci vediamo dopo, sto facendo la telecronaca, dai. A tra poco. Figurati, ciao ciao. Fedele, il destro a lato. No. Cioè il cambio, rientra Burlato ed esce Loina. E Burlato va a fare il centrale, quindi va a fermare Sibillo. Proprio Sibillo era in possesso palla, che evita benissimo Burlato. Ancora Sibillo, il destro! Capriola, destro. Ragazzi, con Capriola. Che gol, credo che sia uno dei gol più belli del torneo, questo. Destro con Capriola finale. Destro, Capriola finale, cosa ha acchiappato, pure un paio di falli. Bravissimo Sibillo che fa 4-2 o 3-2. 3-2. Grazie Loina. Fedele, quindi Burlato. Cristiano è andato a fare il centrale di difesa. Fedele, c'è cioè largo Valvo, Fedele il destro a lato. Lucida. Ah no, per il risultato no, sì, un po' per distratto. Il risultato, stai distratta oggi. No, un po' distratto. Vabbè, siamo a cagnare. Puoi sbagliare. Pestorino. Sbaglia il passaggio per Sibillo. Cristiano è in buon anticipo. Da Valvo di nuovo a Cristiano, che avanza. Quindi Valvo, c'è Fedele libero, Valvo traversa. Ragazzi, che tiro di Valvo. Bella questa partita. No, poi si tratta comunque di due squadre, insomma, tra le prime posizioni. Gli All Blacks sono evidentemente primi, intanto da apprezzare questa scivolata, diciamo così, di Adamo. Poi per quanto riguarda i Blues, hanno avuto qualche infortunio, diciamo così,
ma in linea di massima si riprendono bene. No, i Blues hanno giocato bene questo torneo e chiaramente continuano a giocarlo bene. Allora, vediamo un attimo la classifica, per esempio, che ora provo a commentarla live, come si suol dire. Pestorino intanto su Fedele, pallone che finisce a Burlato, nello spazio per Fedele, bravissimo De Falco. Ecco, dicevo bene, gli All Blacks sono primi, mentre i Blues sono quarti, quindi praticamente i Blues, per effetto delle sconfitte con gli Sky Jumpers anche, ovviamente non si vedono. Ma questa è l'undicesima giornata, giusto? Se la decima giornata. No, è l'undicesima. No, se lei... No, è la... Allora, questa è la decima. La prossima è l'undicesima. La prossima è l'undicesima. Non mi trovo con gli altri, sono andato a controllare sul... È la decima. È la decima perché l'undicesima è la prossima. Essendo 12 squadre, è la prossima. È la lampada. Vai, sì. Sibillo a lato, il suo destro. Burlato, quindi Balbo avanza sulla destra, il destro di Balbo, deviazione di De Falco in fallo laterale. Da Balbo a Sepe addirittura. Io porto che siamo al quinto, dovresti fare il cambio, attenzione, però ragazzi, comunque devi cambi, chiedere all'arbitro. Tu, Davide. Chiedi sempre attenzione all'arbitro, Marco. Arbitro cambio. Adamo. Bravissimo qui Cristiano. Vede il pallone in fallo laterale. Pestorino, palla ferma. Quindi Adamo, bravo Loina su Gallo e poi Valvo alleggerisce per Sepe. Ciao ragazzi. Pestorino il destro lungo, poi Cristiano, devia in fallo laterale. Quindi Sibillo, Pestorino, bravo Loina ancora in anticipo su Gallo e poi Burlato il sinistro che però si spegne sul fondo. Quindi... Pestorino allarga per Adamo. De Falco, Adamo. Avanza Adamo, supera in velocità Cristiano, anzi no. Poi Cristiano prova a mettere un po' d'ordine, il destro da lontano al lato di Cristiano. Allora, fai una bella cosa, fatti dare le chiavi da là, e visto che siete in abbondante anticipo, fatti dare le chiavi e mi raccogli pure le quote. Ciao, paghi! Marco, allora voi giocate con il Villarreal. Bravo Emilio! Balbo, parata di De Falco in fallo laterale. Sì, tutte e due. Giocano contro. Burlato il sinistro, bravissimo De Falco e poi Gallo allontana. Burlato è sempre l'uomo in più in certe situazioni. Sepe, Loina, il destro da fuori al lato. De Falco, Sibillo al volo, non riesce l'aggancio. Balbo, il destro, murato da Pestorino. Quindi Loina, passaggio a Balbo, destro chiuso, finisce a Burlato il sinistro, addosso a De Falco e poi Burlato il destro.
Anzi, De Falco alla Donnarumma proprio in questa parata, Loino, Loina, Balbo il destro al lato. Adamo con la sola per Pestorino, destro largo per Gallo, bravo Cristiano in fallo laterale. Qui finisce il primo tempo, andiamo a parlare con qualcuno degli All Blacks, andiamo a parlare con il portiere che Fedele mi ha schifato, mi ha guardato, mi ha voluto dire di no. Senti, forse un po' incerto qualche passato tra i piedi, ma non è importante, però la partita è molto equilibrata, forse il risultato vi sfavorisce, meritereste magari almeno il pari. Il più grande è il portiere che ha fatto belle parate, il portiere avversario, complimenti a lui, cerchiamo di giocarci. Bravo Sepe. Secondo tempo tra All Blacks e Blues, il punteggio è di 3-2 per i Blues, ma gli All Blacks, così come hanno finito il primo tempo, così hanno iniziato il secondo, in piena fase d'attacco. Burlato il tacco di Fino per Fedele che si gira il destro, deviazione chiara di Pestorino, calcio d'angolo per gli All Blacks. Fedele, Loina il destro alto. Adamo, Pestorino, avanza il destro di Pestorino, buona parata di Sepe, riesce? Sibillo a vuoto, poi Fedele, bravo Loina ancora per Balbo, il sinistro alto! Nessuno delle due tasche, apri qua, De Falco, bravo Balbo su Pestorino, fallo laterale per gli All Blacks. E voi? Fedele non riesce a mantenere il possesso, quindi ottiene un fallo laterale, chiama la distanza ottenuta, bravo Adamo qui, pallone per Sibillo, uno contro uno con Balbo, bravo Sepe poi in uscita che allontana il pericolo. Gallo, pallone per Sibillo, bravo Balbo che con forza però comunque trova il pallone, fallo laterale per i Blues, Pestorino il destro al lato, Burlato bravo qui Adamo il destro, bravissimo Valvo in chiusura difensiva. Se è complicato, fatti dare un'altra chiave. Vabbè, ma forse una missa. De Falco, bravo Burlato, che può salire, attenzione ad Adamo, ancora Burlato, favorito da un rimpallo e poi tunnel di Pestorino su Balbo. Pestorino, il destro per Sibillo, entra in area, Bloin allontana, in fallo laterale. Gallo, Adamo, sale, pallone per Pestorino il destro, Balbo e poi Loina, Sepe in fallo laterale, anzi. Provate? Vi faccio dare il doppio. Okay. Gallo, Pestorino, in avanti, bravo Sepe, quindi Balbo, tunnel di Adamo che dicono toccano con le mani e poi Gallo, si lamentano i Blacks per un tocco di mani probabile di Adamo, i Blacks se ne rammaricano di questa non chiamata, pallone che
che fa le mani strusate, ma che dico, bravo, a me. Quindi. Il cambio ce lo chiamo almeno. Fedele, il destro murato e poi ancora Fedele all'indietro per Valvo, bravo qui ad evitare Adamo, pallone in mezzo, Fedele, Valvo al lato destro. Da De Falco a Pestorino, avanza Pestorino, il destro 5-2, Sepe non perfetto in questa occasione. Pallone quindi che finisce in rete per il quinto gol dei Blues. Tanto esce Valvo ed entra di nuovo Cristiano. Primo cambio del secondo tempo. Ora Fedele alla battuta, pallone per Burlato, il sinistro e poi Adamo non riesce a mantenere il pallone in campo. Fallo laterale per la squadra in nero. Ciao ragazzi, Fedele sbaglia il passaggio, Pestorino pronto per il contropiede, il destro murato da Loina, fallo laterale per i Blues. Adamo, bravo, Burlato. Ah, Cristiano ci arriva ma il pallone finisce a lato, quindi Adamo, gioco di gambe, Cristiano tocca per un attimo, ancora Adamo, prova il tunnel, poi Fedele, pallone comunque è ancora in possesso degli All Blacks, quindi probabilmente l'arbitro ha chiamato il vantaggio, poi Fedele, palla che finisce in rete, 5-4. Domanda se te l'ha segnato, non lo so, domanda. Evidentemente ha dato il vantaggio, non lo so, che magari stavate in possesso palla, non ha ritenuto... No, quando è il vantaggio no. Pestorino, bravo su Cristiano e poi Fedele non riesce ad avanzare, Pestorino poi ottiene un fallo laterale, il cross, la rovesciata di Sibillo che però finisce asta. No, però bel tiro. Sepe, pallone per Loina, quindi Fedele, ma chi è? Burlato contro Adamo, poi non c'è il fallo qui, eh. I Blacks. Ma che buoni, pensa a giocare, che buoni. Burlato il sinistro al lato. Dai, amiche, capito, ma ragazzi, siamo senza arbitri, ragazzi, stiamo giocando senza arbitri. Cioè, ci ha messo la mano in faccia, ma come fai a scappare? Burlato, sì, attenzione, Adamo ha avuto il sinistro di Burlato sul fondo, attimo che cambio fascia, eh. De Falco, Loina di testa, Adamo il controllo su Burlato, ancora Adamo, poi Cristiano, pallone per Fedele, De Falco in due tempi. Arbitro, vieni più vicino, non correre tanto. Sibillo, il destro alto. Arbitro, controlla l'azione da fermo, così sei più lucido. Da fermo, fermati qua, ok, andiamo. Più lucido, più, se non corri sei più lucido, non senza che fai via Rupanico. Fedele, all'indietro, Loina, il sinistro! Bravissimo De Falco e poi ancora De Falco, palla altissima,
Fedele e il sinistro, parata di De Falco, calcio d'angolo. Fedele, il tacco di Burlato. Controlla per i cambi, mi raccomando. Cambio. Aiuto, ribatte. Palla ferma, ok, vai. Pestorino. Quindi Adamo. De Falco, Adamo, controllo sbagliato, palla che finisce in fallo laterale. Cristiano, il destro alto. Sopra la traversa, quindi calcio d'angolo. Salvo, ancora deviazione, ancora calcio d'angolo, controlla in area, arbitro addosso al portiere che può ricominciare da Gallo. Buono l'aggancio del capitano, pallone per Sibillo, il destro, bravissimo Sepe, pallone in fallo laterale per la squadra in blu. Adamo, Pestorino di testa alto, pallone sul fondo, Sepe, rinvio lunghissimo a cercare Fedele, rinvio però troppo lungo, fondo, sei secondi che non trascorrono, bravo Valvo su Pestorino che tocca per ultimo, fallo laterale per gli All Blacks. Allora, il fallo laterale a favore dei Blues, chiedo scusa. Fedele di testa approfittava di questo cross involontario di Pestorino. Pallone che finisce in fallo laterale. Arbitro, sulle palle contese, sulle laterali, sulle rimesse, dici i colori. Nera o blu? Loina allontana il pallone, fondo. De Falco, Sibillo, bravo Fedele, Valvo, si gira, avanza sulla destra, Valvo il destro, angolatissimo, che si spegne sul fondo, bravissimo Valvo, bella azione della squadra in nero, del capitano della squadra in nero. Adamo non riesce la giocata su Loina, Adamo poi ha provato a rubare un fallo, abbastanza pretenzioso. Fedele, l'aggancio dell'attaccante degli All Blacks, il pallonetto a cercare Valvo, quindi Loina prova a mettere ordine con questo destro. Sono sei. Sibillo, il destro al lato di pochissimo, c'era lì vicino Gallo che stava per infilare, cioè il fallo laterale battuto, quindi Valvo, Fedele, Valvo non ci arriva, pallone che si spegne, no, così ha ragione arbitro. Adamo, bravo Cristiano, che Pestorino, De Falco, quindi ancora Pestorino, bravo Loina in anticipo, quindi Fedele su Pestorino che ha la meglio, poi allontana, bravo per Adamo che avanza. Loina ritorna, poi Valvo, quindi Loina, Sepe, prova a mettere ordine, non correre, arbitro, non correre, Valvo, quindi Cristiano, Valvo, il destro, calcio d'angolo,
fedele. Di testa Cristiano, appoggia per Valvo, evita Gallo! Poi c'è il palo e quindi fallaccio di Pestorino. Calcio di punizione per gli All Blacks. Non curvo, se non curvo, se ti sarà. Ok, così non perdi danno. Andiamo a tirare distanza. Distanza. Si attende il fischio dell'arbitro. Se l'arbitro ha detto che questa è la distanza, questa è la distanza. Sistemata la barriera. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Burlato, passaggio a Valvo, murato da Pestorino. Fallo laterale per la squadra in Neesuko, alla Higuain. Valvo per Burlato, in avanti, fedele, poi Cristiano, bravissimo. Cristiano su Sibillo, bravissimo Cristiano, e poi Sibillo ancora. Cristiano avanza, Pestorino, calcio d'angolo. Ragazzi, Cristiano un treno. Valvo! Il pareggio degli All Blacks, giusto? Pareggio? Sì. Okay. 5 a 5. 5-4 5-5? 5-4. 5-4. Quanto manca, signore? Quanto manca? 10 minuti. 10 minuti. Sbagliato io, scusate. Scusatemi. Pestorino. Troppo lungo il rinvio. Rimessa dal fondo. Burlato. Avanza sulla destra l'attaccante degli All Blacks. Passaggio per Cristiano. Ancora Burlato in mezzo. Fedele! 5-5. Pareggio degli All Blacks. Davvero attaccante d'area. Fedele ha fatto il meglio che poteva. Pestorino. Siamo al sedicesimo del secondo tempo, il punteggio è di 5 pari tra All Blacks e Blues. Pestorino, quindi Gallo, pallone che finisce a lato per gli All Blacks. Valvo, Cristiano di fisico su Adamo e poi Burlato, prova a mettere ordine. Adamo poi ritorna e poi Burlato tocca per ultimo, fallo laterale per gli All Blacks. Fedele di forza su Pestorino, parata di De Falco. Oh Cristiano, mamma mia, erroraccio. Pestorino, fedele in qualche modo, poi Pestorino fa valere il fisico e senza fare fallo continua a mantenere il possesso. Adamo poi prova il destro che finisce sul fondo con le mani sepe. Burlato, evita Adamo, ancora Burlato, ne evita due, ancora Burlato in possesso. Fedele! 6-5 ragazzi, Burlato ha fatto l'impossibile in questa azione. Controlla i cambi, arbitro. Sì. Controlla, mi raccomando. Non lo so, aspetta. Calio ci sta. Resta qua. Sibillo, Pestorino. Ragazzi, una partita eccezionale da parte dei All Blacks che nell'arco di un paio di minuti hanno ribaltato il risultato. Gallo, quindi Cristiano, Loina sbaglia il passaggio, Sibillo interviene, poi Burlato, calcio d'angolo per la squadra in nero. Valvo alla battuta dell'angolo, iniziano a scorrere i secondi. Burlato
la finta di corpo, Burlato, Gallo si appende addosso a Burlato, senza fare fallo, Loina, quindi pallone per Balbo, il destro, il 7-5, 7-5 degli All Blacks. Grazie Marco, apprezzo. Sibillo per Adamo, quindi Pestorino, Balbo di forza su Pestorino, quindi De Falco, Pestorino, pallone in rimessa laterale, Gallo, Sibillo, sale Sibillo sulla fascia, poi Burlato per un attimo, Sibillo, poi Burlato, tocca per tutti. Devo cambiare campo, quindi per un attimo ferma il gioco, devo attraversare il campo. Appena poi. Gallo, Sibillo col tacco, ok. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Sere. Mantieni un secondo qua per favore, devo controllare. Aspetti un secondo qua. Sì. Ragazzi, ci sono io al video. Calma. Ricomincia. Stop di petto doloroso. Attenzione, attenzione. Circa 5 minuti. Mancano 5 minuti alla fine. Come faccio 5 minuti? Chi è matematico? Oh, cambia allora, fra. Ma meno di 5 minuti. Si è interrotto il video, riprende adesso. Si era interrotta anche la partita. Oh,
Avanti. Tieni! Allora ti aggiorno, non ci sono stati gol, tutto piuttosto piatto, si è interrotto il video per limite dimensione raggiunto e questo è quanto. Non si sa quanto manca però. Un paio di minuti massimo. Okay. Dovrebbe essere finita, credo. Che ma vado di là? Sì, vai, vai. Ciao Andre. Ciao Simo. Ok, qua è finito. Non ti preoccupare, aspetta. Allora ci fermiamo un attimo. La partita è finita. Il punteggio credo non abbiano vinto i Blacks, credo. Io mi sono un attimo assentato, burlato. Jenny, scusami, no. Solo il risultato perché mi ero assentato. Vabbè, comunque. No Marco, no, volesse un risultato. No, risultato, perché un attimo mi sono allontanato, non mi interessa. 7-5, 7-5. Ok, tutto a posto. Buona serata.